Ho iniziato a fare sport quando avevo 5 anni, guardando mio fratello giocare a calcio, ho iniziato a giocare a calcio anch'io. Poi una volta avuto l'incidente ho conosciuto questa fantastica disciplina del para ice hockey, e per me lo sport è fondamentale perché aiuta in tante situazioni della vita. La parte più esaltante è sicuramente la vittoria, e una vittoria di gruppo quando siamo tutti assieme a festeggiare e uniti per lo stesso obiettivo. La parte più brutta, diciamo, di questo sport sono le sconfitte, ecco. Ma l'ho capito forse quando sono stato convocato per la prima volta ad un raduno nazionale nel 2009. Allora, un atleta in particolare, sì, è uno che fortunatamente non c'è più, ed è Chiarotti Andrea. Per noi era un esempio. La più grande gioia vissuta è stata sicuramente poter giocare per una medaglia di bronzo a Pyeongchang 2018. E la più grande delusione è averla persa. La cosa che mi piace di più della trasferta è lo stare insieme di squadra e l'attività sportiva. Se avessi un biglietto omaggio, come meta sceglierei l'Alaska. La mia serie TV preferita è Gomorra, e come film Seven. Se avessi a ospite un mio avversario, gli cucinerei sicuramente le triglie al forno, in modo da pungersi. Nel mio dialetto ti dico Shigera, che vuol dire nebbia. Avere Milano Cortina 2026 in Italia è sicuramente una cosa fantastica, visto che non ho fatto Torino 2006. Milano Cortina 2026 per il Movimento Paralimpico spero che possa incrementare i numeri per la nostra disciplina, visto che ad oggi siamo pochi.